Beh ragazzi, sono Daryl e siamo tornati qui con un nuovo video. Perché ho detto Daryl e non Granamas? Chiami Granamas come sempre. Perché? Perché oggi non c'è l'altro Granamas, cioè oggi non ci sarà mai più, mai più. Sono un Granamas solo ora, perché l'altro Granamas mi ha lasciato e si è trasferito in Polonia. Sono entrati dentro casa. Allora, mi hanno invaso la casa, perciò sarò breve. Grazie. E niente, volevo raccontarvi un po' cosa abbiamo fatto e tutte le cose che abbiamo fatto anche prima, visto che, come vi faccio vedere qui sulle persone, in tanti ci chiedete di fare un vlog ogni tanto e noi non lo facciamo mai. Colgo l'occasione ora che sono solo per fare quello che cazzo voglio e faccio un vlog. Volevo dirvi che ho avuto la possibilità di vedere in anteprima il film Fuck You Prof. Ed è un film davvero figo, perché è uno di quei film che piacciono a me, perché sono uno di quei film di commedia che fanno veramente ridere e che ti fanno tagliare. Cioè, l'ho visto in anteprima e ci siamo tagliati veramente tanto dalle risate. E per questo penso che andrò a rivederlo anche con i miei amici, perché quando sono andato a vedere in anteprima l'ho visto da solo. Perciò lo andrò sicuramente a rivedere con i miei amici, perché poi quando vai a vederlo con tutti gli amici ti tagli ancora di più a vedere le scene più fighe e ti diverti ancora di più, se ride, se scherza e tutto quanto. È un film figo, soprattutto la scena di quando lui prende la mitragliatrice. Vi lascio qui il link in descrizione del trailer se volete vederlo, perché è veramente molto figo. E vedrete quella scena un pezzettino, poi nel film capirete bene che scena rappresenta. Non posso dirvi molto, perché ovviamente avendolo visto in anteprima non posso dirvi più di tanto sulla trama. Comunque, se guardate il trailer vi fate comunque un'idea di quello che è questo film, ecco. Parlando poi, passando ad altre cose, parlando del Romix, cosa dire? È stato fighissimo, perché l'avete veramente tanti. A parte il fatto che, vabbè, mi sono preso la febbre, sono stato malissimo, ancora non sto benissimo come vedete. È stato molto figo, perché comunque siete sempre di più, ogni fiera aumentate, non so da dove uscite, cioè vi creano così. È stato bello comunque, come sempre, vedere il calore vostro, filmare autografi, fare foto, vedere anche gente con la nostra maglietta comprata al Romix scorso. Cioè, questa è stata veramente una soddisfazione personale. Come sempre poi è stato bello stare sempre tutti insieme, siamo la famiglia di Milagodo. Ormai saranno quasi tre anni che facciamo eventi insieme, quindi ormai sono come siamo una nuova famiglia. Cazzo, devo dire, ha detto tutto Gabbo. C'è un bel post su Instagram che ha fatto Gabbo, anche su Facebook, bello lungo, quindi non sto qui di certa tipo perché non me lo ricordo. Però è molto figo con quello che ha detto nel post. È molto romantico, sensibile, sensibilizzamente sensibiloso. Però lasciando perdere Romix, perché ormai è passato, al fine mese, ovvero il 23, comincerà il Games Week e noi ci saremo sicuramente. Come sempre ci saranno anche le nostre maglie, ne abbiamo fatte stampare altre perché quelle là ormai sono finite. Per il Games Week forse stiamo provando a fare dei braccialetti in silicone, che faremo pagare veramente niente, qua praticamente niente. Avevamo intenzione di metterli a 2 euro, una cifra intorno ai 2 euro, ecco, tanto per fare in modo che più persone possibili possano metterseli e possano comunque avere qualcosa di nostro, perché magari capiamo che 20 euro per una maglietta sono tanti, però con un braccialetto potete comunque avere qualcosa di nostro e basta. Però ancora non è sicuro, stiamo vedendo se riusciamo a farli in tempo e tutto quanto. A parte tutto ragazzi, nei prossimi giorni comunque avrete altri video, perché abbiamo comunque registrato altri video prima che partissimo, perché lui partisse per la Polonia, quindi ci siamo preparati tutti i video. Non avrete un video ogni giorno purtroppo, perché era veramente impossibile registrare un video ogni giorno, ma per 15 giorni, perché lui tornerà il 21 mi sembra, 2 giorni prima del Games Week tra l'altro. Perciò ne avrete uno ogni 2, accontentati per questo piccolo periodo. Poi da novembre ragazzi comincia quei video a stecca, vorremmo cominciare anche a fare 2 a botta e ci riusciremo sicuramente, perché ci chiuderemo per voi per fare più video possibili. E niente ragazzi, come sempre dai Granamas o da Daryl in questo caso è tutto. Vi invito a passare in descrizione, dove c'è appunto il link del video del trailer che vi ho detto del film, e oltre a quello c'è comunque i nostri Instagram, Facebook, tutti i nostri social e cazzi vari. Questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, ci vediamo al prossimo video, in un prossimo video dove ci sarà anche Xenic sicuramente. E da Daryl è tutto, bella. I'm